Da un momento particolarmente sentito per la città di Gioia Tauro e particolarmente gioioso, passiamo ad un altro momento, un momento che sicuramente è molto sentito, ma in questo caso non solo per la città di Gioia Tauro. Salvatore, lo invito a lanciare il video che presenterà, insomma, quello che è il prossimo riconoscimento che andremo ad assegnare. Kevin, facciamolo l'applauso, facciamolo davvero. Dicevo, questo è un momento particolarmente toccante. Ho avuto il piacere di conoscerlo, Gigi Marulla, di poterlo intervistare, una persona splendida anche fuori dal campo. Non l'ho visto giocare perché in quegli anni non seguivo il calcio, ma l'ho vissuto poi come allenatore, e sicuramente una persona splendida. Questo è un momento che accomuna tutta la Calabria, e non solo tutta la Calabria, ma davvero anche tutta l'Italia. Grazie Kevin per essere qui, è un riconoscimento davvero sentito che ha voluto Gioia Sport offrire a te per ricordare tuo padre. Invito sul palco per consegnare il riconoscimento a te, ovviamente, Fernando e Antonio, che sono già qui sul palco, li invito a raggiungerci. Tanti gli attestati di stima, gli attestati di riconoscimento che stai ricevendo in questi giorni, non solo nella città di Cosenza, dove abbiamo visto, insomma, i due murales che sono stati realizzati, e tra l'altro anche il grande affetto mostrato dall'intera tifoseria della città, ma è in giro per la Calabria che Gigi Marulla sta raccogliendo ancor più affetto, ancor più, più calore. Te lo aspettavi tutto questo calore nei confronti di tuo padre? Beh, io ho vissuto quando ancora non riuscivo a realizzare tanto, i suoi anni migliori della carriera, e ho capito la sua grandezza ancora di più quando purtroppo è venuto a mancare. Legandomi al tuo discorso della Calabria, per me stasera è un'emozione doppia quella di essere qui, perché mio padre è nato e cresciuto a Stilo, un paese della provincia di Reggio Calabria. E da lì ha iniziato il percorso che poi l'ha portato a essere il campione che era, che è per me. E inoltre, da qualche tempo a questa parte, sono legato sentimentalmente anche a una cittadina limitrofa qui a Gioia Tauro. Pertanto coltivo molte amicizie belle, alcune qui presenti stasera, e essere qui a ricevere questo premio alla memoria di mio padre suscita in me un'emozione molto grande. Grazie a Stefania, grazie a Ferdinando, grazie a Antonio e grazie a tutta la città di Gioia Tauro. Ferdinando, Antonio, io dicevo, ho avuto la possibilità di conoscerlo da allenatore anche a Lamezia, dove ha allenato, seppur per una breve parentesi. Persona splendida, voi che ricordo avete invece di Gigi Marulla? Beh, Gigi Marulla si commenta da solo, è stato un grande del calcio nazionale.
dovunque è andato ha lasciato il segno. A noi è venuto spontaneo con Antonio dedicare un premio alla memoria. Adesso Antonio leggerà anche la motivazione. Abbiamo realizzato un piccolo, diciamo, riquadro. Kevin, spero che ti farà piacere. E niente, grazie per essere venuto. Io prima di consegnare questo pensierino a Kevin, volevo solamente ricordare una cosa. Qualche giorno fa, io sto seguendo un po' le vicende, è stato esposto, diciamo, è stato fatto un murales, se non sbaglio, a Cosenza, che ritrae una figurina Panini e poi l'immagine di Gigi Marulla a fianco, che guarda questa figurina. È da interpretare se esce o entra nella figurina. Secondo me esce dalla figurina, perché un personaggio come Gigi Marulla non può essere una semplice figurina. Per chi come me è nato negli anni 80, è nato nel 1980 ed è amante del calcio, Gigi Marulla è un'icona del calcio calabrese. Da bambino, anche se giocava per la squadra di un'altra provincia, magari tanti bambini volevano emulare le gesta di Gigi Marulla. Quindi per noi la motivazione che abbiamo voluto dare questa sera è questa. Il ricordo di un campione vive per sempre, semplice, perché è semplice, era Gigi Marulla, è importante quello che ha fatto per il movimento calcistico calabrese, per lo sport calabrese. Mettetevi in posa per la foto, certo, come no. Grazie davvero Kevin, buon rientro a Cosenza.